Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito. Lasciamo un po' in pausa il fai da te, dato che ultimamente abbiamo lavorato un sacco. E invece vi parlo di 10 cose più 2 che mi aiutano ogni giorno a risparmiare tempo e di cui non posso davvero più fare a meno. Questo video nasce da domande che mi vengono fatte riguardo il mio canale YouTube, ma penso che sia comunque utile per tutti quanti, coloro che comunque lavorano o vanno a scuola. La mia lista di cose è davvero un po' particolare, quindi probabilmente non riuscirete a capire il perché o le motivazioni per le quali io abbia deciso di inserire queste cose nella mia lista di cose che mi aiutano a risparmiare tempo durante il giorno, ma cercherò di spiegarvele in modo che insomma vi sia chiaro il tutto. Non ve le dirò seguendo un ordine di importanza o di utilità, ma semplicemente come le ho aggiunte nella lista man mano che mi venivano in mente. Quindi io direi di partire immediatamente. Se volete sostenermi, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Una delle cose che mi ha semplificato la vita è il phon. Vi chiederete che cosa ci sia di strano o di particolare in un phon, ce l'avete tutti a casa, è vero. Anche io ho sempre avuto il phon e l'ho sempre utilizzato, ma quello che avevo fino a qualche mese fa non è uguale a quello che ho ora. È stato un regalo per il mio compleanno che non avevo assolutamente richiesto perché io avevo il mio e mi trovavo bene con il mio, funziona benissimo e non l'avrei mai cambiato per nessun motivo, ma è arrivato lo stesso e quindi niente, ho semplicemente deciso di usarlo. È stata una svolta con il mio phon vecchio. Beh sì, effettivamente aveva più di 15 anni. Riuscivo ad asciugare i capelli in circa 10-15 minuti. Io ho i capelli molto lunghi, adesso li ho anche tagliati, quindi un pochino il tempo si accorcia, ma comunque li ho sempre avuti molto lunghi e il tempo di asciugatura era piuttosto lungo. Con il nuovo phon invece non impiego più di 5 minuti, ma diciamo che la media è intorno ai 3, quindi ho risparmiato davvero tanto tempo. Vi direte: ma sì, ma sono solo 10 minuti. Non è proprio così, perché in 10 minuti si fanno un sacco di cose. Sempre parlando di capelli, un'altra cosa che mi ha aiutato a risparmiare tempo è il balsamo lisciante. Usando questo balsamo lisciante, praticamente salto un passaggio che è quello di piastrare i capelli o comunque di dargli una sorta di piega quando li asciugo. In questo modo non serve che faccio né uno né l'altro, il che anche qui vado a risparmiare almeno altri 20 minuti. La svolta del secolo è stato invece un regalo che mi sono fatta io per il mio compleanno e ho scelto un robot aspirapolvere. Ero partita con il voler soltanto il robot aspirapolvere per passare appunto il robot tutte le mattine e raccogliere su tutto il pelo dei gatti, che io avendone 5, insomma, è davvero un oggetto necessario per me perché aspirare tutta la casa mi ci vogliono 30 minuti almeno. Mentre con il robot aspirapolvere pensavo appunto di riuscire a risparmiare questo tempo, però avevo trovato in quel periodo lì in offerta un robot che non solo aspirava i pavimenti, ma li lavava pure. E quindi, dal momento che il prezzo era abbastanza accessibile e leggermente più alto di un robot che aspirava soltanto, ho scelto appunto di acquistare il robot che aspira e lava. Questa è stata la svolta. Acquistare questo robot qui mi risparmia almeno un'ora al giorno se lo faccio passare una volta sola, se invece lo faccio passare due volte, ovviamente mi risparmia 2 ore al giorno, che posso utilizzare per fare davvero qualsiasi cosa perché è davvero molto tempo. Un altro oggetto un po' particolare che potrebbe stupirvi, ma che mi aiuta a risparmiare tempo, è la borraccia termica. Io in inverno ho perennemente freddo e di conseguenza, quando sento freddo, sono anche meno produttiva. La borraccia termica mi aiuta in due modi. Il primo è scaldandomi, infatti, andando a bere, a sorseggiare un po' di tisana calda dalla bottiglia termica, appunto, mi riscaldo un po' e mi dà quell'energia che mi serve, insomma, per ritornare attiva.
Dall'altro canto ce l'ho sempre a portata di mano, quindi non serve che mi alzo ogni volta, non serve che preparo la tisana ogni volta, che scaldo l'acqua, che aspetto quei 5 minuti per l'infusione, perché è già tutto pronto. Stessa cosa però anche in estate, perché avendo la borraccia termica con l'acqua fresca dentro, mi risparmio insomma tutte quelle volte che dovrei alzarmi e andare a recuperare dell'acqua e poi tornare al lavoro, eccetera, eccetera, perché comunque ce l'ho sempre a portata di mano. Per quanto riguarda l'allenamento, che è sempre una di quelle cose che mi crea più problemi, ho riscontrato che fare diversi allenamenti di 7-15 minuti più volte al giorno mi aiuta a uno ad allenarmi, perché altrimenti è una cosa che cerco di scartare sempre per mancanza di tempo, e due a risparmiare tempo. Questo perché riesco a farlo in quei buchi di tempo che ho vuoti senza dover rinunciare a fare l'allenamento, appunto, o a perdere tempo aspettando di avere qualcosa da fare. In più, questi blocchi così brevi aiutano, secondo me, meglio per quanto riguarda, l'attività fisica, ma, aiutano anche perché senza accorgertene la fai 3-4 volte al giorno, che di conseguenza, unendole tutte assieme, possono arrivare anche a un'ora di allenamento senza nemmeno accorgersene, appunto perché vado a farli in mezzo ai buchi che mi resterebbero altrimenti liberi. Un buco di 15 minuti al giorno si trovano sempre, è impossibile non trovarlo, magari anche mentre si cucina la pasta, per esempio. E soprattutto è anche mentalmente più semplice, se come me la voglia di fare allenamento non arriva mai. Pensare di dover fare un'ora di allenamento e 15 minuti, la differenza c'è. Un'altra cosa che mi risparmia un sacco di tempo, e questo però lo utilizzo soprattutto, diciamo, durante le stagioni più calde, quindi escludendo proprio l'inverno, però le altre 3 stagioni lo utilizzo spesso, è quello di utilizzare la bicicletta. Adesso sono consapevole del fatto che questo non possa aiutare tutti quanti, perché comunque io vivo in città. E per me la bicicletta è appunto un risparmio di tempo. Ovviamente per chi vive invece in piccoli paesini o comunque lontano dalla città, la bicicletta non potrebbe essere la soluzione giusta. Comunque a me la bicicletta è molto utile perché riesco a girare per il centro senza dover perdere tempo per cercare il parcheggio, che in genere è quello che veramente mi toglie minuti preziosi, perché cercare un parcheggio in città almeno 20 minuti ti vanno via, almeno che non hai la botta di fortuna, che capita però 2 volte l'anno. In più la bicicletta la parcheggio proprio fuori dai negozi in cui devo andare, quindi non serve che perdo anche il tempo per andare al negozio e ritornare alla macchina, e quindi insomma è tutto più veloce. Se abitate in città ve la straconsiglio. Un'altra cosina che potrebbe non essere adatta a tutti, ma a chi ha l'hobby del fai da te sicuramente sì. Il vecchio phon che non ho mandato in pensione, ma che ho appunto sostituito con quello nuovo di cui vi parlavo al punto primo, lo sto ancora utilizzando, ma non per asciugare i capelli. Il mio vecchio phon, infatti, adesso l'ho posizionato in studio ed è diventato un grandissimo aiutante. Il suo compito è ancora quello di asciugare, ma invece che asciugare i capelli, asciuga principalmente colla e vernici colori. Questo mi aiuta a risparmiare tempo appunto nell'attesa dell'asciugatura, dove spesso mi ritrovo a realizzare metà video fai da te un giorno e continuarlo il giorno dopo. Con l'aiuto del phon invece riesco a fare tutto durante la giornata, il che mi aiuta a restringere appunto i tempi per completare un progetto. Passiamo al prossimo punto, che è l'agenda digitale. Ho incominciato ad usare le agende diversi anni fa, ho dovuto imparare un po' alla volta quale fosse effettivamente il modo migliore per me di utilizzare l'agenda, e adesso sono passata all'agenda digitale. La mia passione più grande resterà l'agenda cartacea, perché mi piace disegnarla, colorarla, crearla, prepararla, ma con quella digitale mi sono resa conto che accorcio di molto i tempi, appunto perché non devo fare tutto a mano, ma semplicemente crearlo con il tablet ed è tutto più veloce. In più ce l'ho sempre a portata di mano, quindi se devo scrivere qualcosa lo posso scrivere subito senza rischiare poi di dimenticarmi.
È anche vero però che mi piace avere un planner gigante in cui posso vedere sempre durante tutto l'arco della giornata e della settimana tutto quello che devo fare e averla sempre sotto gli occhi, e quella in quel caso non è digitale. Rimanendo in tema di agenda, una cosa importantissima che mi aiuta a risparmiare un sacco di tempo e avere la tabella di marcia già pronta. Quindi io ogni fine settimana preparo la tabella di marcia generale per tutta la settimana, quindi per ogni giorno della settimana, e poi ogni sera mi dedico invece alla tabella di marcia per il giorno successivo. Quindi il giorno dopo, sapendo già quali sono tutte le cose che devo fare e quanto tempo più o meno impiego per ognuna delle voci che ho segnato, non ho la possibilità di perdere tempo pensando a cosa devo fare, a come farlo, quanto tempo, quando dovrei farlo, quanto tempo ci metto, se riesco a farlo in quello spazio di tempo libero, se devo aspettare più tardi, perché ho già programmato tutto, quindi devo solo andare avanti a seguire le cose che ho scritto nella tabella di marcia senza pensare, ma soltanto agendo. Una delle ultime scoperte invece che ho fatto per quanto riguarda il risparmio di tempo sono le unghie finte. Mi rendo conto che ultimamente ve ne ho straparlato e credo che ormai vi escono fuori dalle orecchie, ma davvero mi aiutano a risparmiare una quantità di tempo che non riesco nemmeno a contare. Al momento sto indossando queste che hanno la stessa identica lunghezza delle mie unghie naturali, ma utilizzo queste perché appunto mi risparmiano un sacco di tempo per quanto riguarda la cura, l'applicazione dello smalto e tutto quello che va dietro ad un'unghia naturale. Partiamo dal fatto che io ho sempre detestato le unghie finte, non le avrei mai e poi mai prese di mia spontanea volontà. Io le ho scoperte grazie ad una collaborazione che avevo accettato solo ed esclusivamente per far contenta la mia figlia, perché l'idea era di prenderle e poi regalarle a lei. Non è successo perché alla fine ho realizzato la collaborazione, mi sono totalmente e completamente innamorata di queste unghie e adesso me le sto tenendo io e non le mollerò assolutamente più, anzi pensavo di acquistarne altre con colori più neutro, nude, in modo da poterle utilizzare tutti i giorni. E niente, non vi dirò altre di queste unghie perché altrimenti vi annoio. Comunque sono state davvero una grande svolta perché mi risparmia davvero una quantità di tempo che non riesco a decifrare. Ultime due cosine che sono collegate tra loro, circa, che mi aiutano assolutamente a risparmiare un sacco di tempo, è seguire la linea meno è meglio. E questa cosa va bene su tutto. Per esempio, se tenete poche cose in casa, non ci sarà la necessità di perdere giornate a sistemarle perché ne avete poche. E se ne avete poche, non creeranno disordine perché ci sono solo quelle necessarie. Idem per quanto riguarda, per esempio, le cose da inserire nella lista. Scegliete cose più piccole rispetto che grandi cose, nel senso, se dovete fare il bucato, dividetelo in tante piccole cose da fare, che ne so, far partire la lavatrice, stendere il bucato, piegare i vestiti asciutti. Questi piccoli passaggi vi aiuteranno a fare lo stesso il bucato, però dividendolo in piccole sezioni vi sembrerà di aver fatto di più e di conseguenza vi darà la spinta di continuare, perché vi sembrerà appunto che state andando avanti veloci e spediti e concentrati, e quindi insomma vi daranno la carica per continuare velocemente la giornata. Non so se sono riuscita a spiegarmi, mi avete capito? Altra cosa in cui potrebbe appunto aiutare sempre il meno è meglio è per esempio il make-up. È meglio utilizzare pochi prodotti assolutamente necessari piuttosto che fare un make-up completo che magari vi porta via 20-30 minuti. Non è necessario fare il contouring, non è necessario mettere ciglia finte. Ovviamente ognuno questo dovrà adattarlo a se stesso. I più fortunati avranno bisogno solo di una passata di mascara e magari un velo di burro cacao. Io, per esempio, evito tutta la base viso e utilizzo soltanto un correttore per le occhiaie, proprio perché io ne ho la necessità, ma ne farei volentieri a meno se potessi. E poi semplicemente applico due ombretti, uno chiaro e uno scuro, il mascara e una passata di lucidalabbra, proprio
tutto molto veloce in modo da riuscire ad essere pronta in circa 10-15 minuti, che è già troppo per quanto mi riguarda, ma meno di così non posso fare. E comunque, se pensate che non sia possibile, basta che provate a togliere un solo prodotto alla volta, quindi non so, per una settimana evitate di utilizzare fondotinta, la settimana dopo, oltre al fondotinta, togliete un altro prodotto e quella successiva un altro ancora, insomma, fino a rimanere solo con veramente i prodotti di cui avete bisogno. E per quanto riguarda l'ultimo punto che mi aiuta a risparmiare tempo per quanto riguarda prepararmi la mattina e il make-up, è una skincare del viso adeguata durante tutta la settimana, vi permette di avere già da sé una pelle che non necessita di grandi cose durante il giorno, quindi vi permette di truccarvi meno e di prepararvi in poco tempo perché è già perfetta così com'è. E niente, queste sono tutte le cose che mi aiutano a risparmiare un sacco di tempo durante il giorno e a ritrovarmi con del tempo libero anche da dedicare ad altre cose come me stessa o la famiglia, il divertimento. Mi auguro che non utilizziate il nuovo tempo libero che abbiate per attaccarvi ai social, ai telefoni, al computer e fare cose che non vi servono realmente. Piuttosto andate fuori a farvi una passeggiata con il cane. E niente, io smetto di parlare, adesso tocca a voi. Fatemi sapere sotto nei commenti se utilizzate anche voi già questi trucchetti, se vi ho dato l'idea per qualcosa di nuovo. Se ne avete altri da consigliarmi, assolutamente me li dovete scrivere. Io vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi è tornato utile, se vi è piaciuto, se ne volete degli altri o solo per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!